Fest 2017 è anche e soprattutto il tempio di chi realizza, chi produce, chi fa macchinari per il confezionamento di capsule per i prodotti monoporzionati. Siamo allo stand della Opem, una delle aziende più antiche d'Italia per questo tipo di industrializzazione, e ci troviamo in compagnia di Ombretta Sarassi, che è la direttrice generale dell'azienda. Intanto buongiorno e benvenuta dinanzi ai microfoni e alle telecamere di Oreca TV. Grazie mille, buongiorno a tutti. Intanto, da quanti anni esiste la Opem? Allora, sono circa 40 anni più o meno, infatti abbiamo fatto l'anniversario in occasione di quando abbiamo cambiato la nostra azienda con il nuovo stabilimento, quindi anniversario dell'azienda e inaugurazione del nuovo stabilimento. Ombretta, questa azienda, io ho visto poco fa su uno dei vostri documenti, dei vostri Debian, ha 43 anni, ma in 43 anni avete fatto passi da gigante. Raccontiamo in 30 secondi quello che è stato un percorso davvero molto impegnativo per la Opem. 43 anni di storia lo si possono riassumere in 30 secondi, ma proviamoci. Va bene, cerco di essere molto veloce, cerco di dire le cose più appunto salienti. Intanto di molto saliente è che noi siamo di Parma, che è un'area particolarmente proficua in senso di manifatturiera e quindi di impiantistica eccetera, e già questo è un humus che certamente aiuta. Ha cominciato veramente il nostro presidente Binacchi Fabio acquistando una piccola azienda che già era un attimino attrezzata su tutto quello che era insomma le macchine che servivano, e lui si è messo a produrre. Parma si trova in una città, Parma è dove c'è Barilla, e da lì abbiamo cominciato con la pasta. Era più che normale che mio marito cominciasse a produrre impianti per la pasta. Il salto è avvenuto un qualche anno dopo, cominciando con il caffè. Da lì macchine semplici per quell'epoca, ma già complicate, poi l'esigenza di metterli in sottovuoto e poi diciamo due situazioni della nostra vita veramente eccezionali, che sono state quando abbiamo cominciato a lavorare per delle multinazionali per le cialde, quelle cialde in carta filtro. E poi siamo arrivati con le capsule di caffè, e qui c'è un'esplosione di tante idee, di cose nuove, e quindi non so dov'è che ci porterà tutto questo lavoro. Io spero ancora molto più lontano, anche perché si è sempre pensato che il settore del caffè dovesse finire in un sacchettino sottovuoto. Poi, cavolo, arriva qualcuno, purtroppo non italiano, e questo mi dispiace, e lì nasce la capsula. Veramente, per essere sincera, esisteva già la capsula che la produceva Lavazza, ma in Svizzera c'era già qualcun altro che lo faceva, e quindi insomma questo ci ha portato fortuna, ingegno. Siamo qua. E prima ancora nel 46, come potrete guardare, leggere sul numero 4 di Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, nel 1946 è stata creata la prima cialda, che poi è cresciuta, nel 1959 è diventato un brevetto vero e proprio, nel 1963 è stata acquisita in Italia per i diritti da Ernesto Illi, e poi c'è tutta una storia successiva che in questo momento è un po' arduo andare a raccontare, solo perché dobbiamo essere estremamente compatti con la tempistica. Oggi nel frattempo Opem non è solo in Italia, ma anche in Brasile, a Miami, in Iran. E dove vi porterà ancora? Allora, Opem certamente non si è mica fermata all'Italia, e questo mi sembrava troppo logico, perché io credo che le aziende non abbiano soltanto il compito di vendere gli impianti nel mondo, ma essendo italiani e soprattutto dell'Emilia Romagna dobbiamo coltare una cultura. Quindi ecco perché bisogna essere coraggiosi, secondo il mio punto di vista, e quando si hanno le macchine giuste al momento giusto, cercare veramente di andare in paesi dove magari prima insomma facevi un attimino più di fatica, ma adesso
è proprio una necessità. L'esplorare il mondo e farlo con una coscienza, con una consapevolezza di un certo tipo, questo è proprio il momento giusto. La globalizzazione ci ha certamente obbligati ad avere una filosofia di azienda e ad avere un'idea di quello che può essere il futuro proprio in questo modo. Quindi ecco perché marketing in Brasile, riconquista dell'appunto Brasile, perché già c'eravamo stati molti anni fa, apertura di una piccola filiale. Gli Stati Uniti d'America li abbiamo conquistati con la Green Mountain. La Green Mountain ci ha dato una fiducia incredibile, abbiamo fatto, secondo il mio punto di vista, delle macchine magnifiche e lì diciamo che abbiamo veramente conquistato una parte degli Stati Uniti. Qual è il tema adesso? Dobbiamo mantenere la conquista, e la conquista la si mantiene nel momento in cui riesci prima di tutto a fare sempre ricerca, sviluppo, ma osservare quello che è l'animo delle persone. Non si può fare macchine se prima non conosci le persone e il tuo possibile cliente. Allora mi viene in mente una parola, che bisogna essere liquidi. Ti devi diventare come quel popolo, allora riesci poi probabilmente ad avere successo anche con il lavoro che fai. Pillole di marketing prima ancora che di saggezza, perché parliamo davvero di buonsenso applicato alla vendita e prima ancora alla pianificazione. Ombretta, torniamo per un attimo all'Italia e parliamo di Industry 4.0, nella quale voi siete particolarmente ferrati. Realizzate macchine come quelle che vedete alle nostre spalle, che hanno un processo di industrializzazione e robotizzazione altissimo. Allora, ho avuto la fortuna di essere stata chiamata alcune volte a delle tavole rotonde proprio sull'argomento Industria 4.0. Io sono sempre andata molto volentieri ed ho sempre espresso il mio punto parere. L'industria 4.0 nasce in Germania. Perché nasce in Germania? Nasce in Germania perché là ci sono grandi aziende e le grandi aziende decidono che a un certo punto tutto deve essere processato e tutto deve essere controllato. Che difficoltà abbiamo noi in Italia? L'Italia è fatta più del 98% di piccole e medie imprese. La nostra è una media impresa. Quale sarebbe stata la vittoria italiana? La vittoria italiana sarebbe stata che noi ci creassimo o che noi ci creiamo il nostro 4.0 fatto su nostra misura. A questo punto ci siamo. Abbiamo lo Stato, le istituzioni che ci dà l'opportunità di poter acquistare impianti 4.0. Io credo che molte industrie manifatturiere, quindi open compresa, erano già su questa strada. Non la chiamavano 4.0, ma certamente c'eravamo già dentro. Ora si tratta proprio di non creare, questo è il vero problema che secondo me può esistere, di non creare tecnici di serie A e tecnici di serie B. I tecnici di serie A sono quelli che inventano la macchina, che la costruiscono e che la rendono 4.0. Poi ci sono gli altri che la usano la macchina e che la devono capire. E qui può starci il problema, che si devono in pari passo costruire i tecnici operatori che sappiano capire e utilizzare questa macchina. Quindi noi siamo certamente nel 4.0. Perché lo siamo? Perché c'è una prima parte che è opera nostra. L'impianto deve essere fatto, controllato stazione per stazione, tutto processato, in modo che il prodotto finito esca secondo quello che l'industria 4.0 desidera. Ma poi c'è un'altra parte, che è la predisposizione della nostra macchina perché possa colloquiare secondo i dati che il cliente desidera ricevere e quindi elaborare. E quindi questa parte compete al cliente con la nostra consulenza. In buona sostanza,
è possibile fruire di questa legge con il 140%? Senz'altro il 140%, quando si vuole l'iperammortamento, che mi pare sia sul 250, sul 250, è chiaro che l'utilizzatore dell'impianto, quindi in questo caso la torrefazione, deve anche predisporre all'interno della sua azienda un centralone, chiamiamolo così, elettronico, che possa raccogliere i dati non solo del nostro impianto, ma di tutte le apparecchiature che lui ha nella propria, appunto, torrefazione. Quindi avere lì tutto quanto quello che sta succedendo, processando tutto il lavoro. Benissimo, allora Ombretta, grazie. Nel frattempo, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui chi è dall'altra parte può scrivere per avere maggiori informazioni sui vostri prodotti? Allora, certamente quello più semplice, che è info, perché lì molte persone alla Open apre info e quindi poi riesce a diramare le varie, appunto, domande alle persone giuste. Quindi info@open.it. E lì ci sarà una segretaria che in base all'argomento lo porta alla persona giusta del nostro staff. Va benissimo, grazie, salutiamo gli amici di Oreca TV. Nel frattempo noi ne parleremo ulteriormente attraverso la rivista Vending News, il bimestrale della distribuzione automatica, nei prossimi mesi, proprio per approfondire tutte le tematiche relative a questo argomento. Grazie Ombretta, salutiamo gli amici che sono dall'altra parte. Grazie mille, spero di avervi dato alcune informazioni utili, soprattutto per far vedere un'Italia eccezionale, secondo me, con dei manifatturieri veramente in gamba. Sì, credo ci siamo riusciti, anche perché mentre parlavamo scorrevano proprio le immagini dell'azienda, di alcune delle vostre creazioni che sono davvero fantastiche. Grazie ancora, amici, non andate via perché non termina qui. Host 2017 ci riserva altre bellissime sorprese.